Luce dei tuoi occhi, il dolore di Paola Pitagora, sono stata in analisi. Paola Pitagora nella fiction di Canale 5. Il mio personaggio mi somiglia anche nella solitudine. Luce dei tuoi occhi 2 arriva al giro di boa. Stasera andrà in onda la quarta puntata delle 6 previste. Si scoprirà finalmente la verità sulla figlia di Emma Conti interpretata da Anna Valle? Diana Novak è davvero Alice? Cosa nasconde Petra, Francesca Cavallin? Nei panni della mamma di Emma c'è Paola Pitagora. L'attrice, in un'intervista rilasciata al settimanale di Più TV, ha rivelato in cosa le somiglia il suo personaggio. Mi assomiglia nell'amore per la vita, nella passione per la danza, nel senso di responsabilità e anche nella solitudine. Sono sola da tanti anni ormai. Ho un'unica figlia nata dall'unione con Ciro Ciri. Ma l'amore, e io ho molto amato, spesso finisce soprattutto se sei una donna indipendente, cosa che gli uomini della mia generazione non hanno mai gradito. Sono stata in analisi per 7 anni, ne sono uscita serena. L'attrice ora è serena e vive sola e senza rimpianti. L'indimenticabile interprete di Lucia Mondella nei Promessi Sposi confessa che dopo il primo lockdown era convinta che non avrebbe messo più piede su un set, per cui quando è arrivata la proposta di recitare in Luce dei tuoi occhi era impacciata. Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2. Come finirà la fiction con Anna Valle? Nella quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 Emma scoprirà un segreto sul fratello Roberto. Di cosa si tratta? Punto. Scoprirà che Petra conosceva suo fratello e che quindi le ha mentito sin dall'inizio? Il personaggio interpretato da Paola Pitagora non riuscirà a non preoccuparsi per il figlio Roberto, causando un altro dispiacere ad Emma. L'appuntamento con la quarta puntata della fiction con Anna Valle è per stasera alle 21:30 circa su Canale 5, i colpi di scena sono dietro l'angolo.